Ciao conigli, Ulsport. E questa volta vi parliamo da Ancona, dal Pala Indoor Ancona, che ancora non ha una denominazione e quindi chissà, probabilmente qualche sponsor speriamo si faccia vivo in modo da intitolare questa struttura e ricevere anche qualche contributo, il che non guasta. E siamo nella settimana conclusiva del mese di gennaio, quindi il giorno 30, sabato 30 e poi domenica 31 per l'intera giornata. Quindi sono tre le manifestazioni, una questa del sabato a carattere nazionale, poi quella giovanile della domenica mattina riservata ai ragazzi e ai cadetti e poi sempre quella assoluta, sempre nella giornata della domenica pomeriggio. Qui intanto abbiamo visto Irene Pusterla, svizzera, che gareggia per una società svizzera appunto, che ha ottenuto 6,21 nel salto in lungo. Eccola qua, la Vigor, vediamo, si legge dalla maglietta. E quindi lei è un'atleta dell'88, 1988, quindi categoria senior. Eccola qua, una rincorsa abbastanza veloce, 6,21, che rappresenta una buona misura anche, devo dire, in Italia. Non sono molte le atlete che hanno superato i 6 metri quest'anno. Ora andiamo a vedere invece un'altra gara, e siamo questa è l'ottava batteria, sono le batterie dei metri 80. Qui è impegnato Gaetano Schimenti dell'Atletica Osimo, ed è il quinto classificato. Gaetano appartiene al gruppo della FISDIR, quindi lo vedremo anche prossimamente nei campionati italiani dedicati proprio a questa categoria dei disabili. Atleta del ragazzino del 94, vedete qua, che giuisce per questa bella prestazione, 7,65 sui metri 60. È un ragazzo che ha un diploma, quindi sicuramente molto impegnato anche con l'atletica, ed è seguito in maniera attenta dall'Atletica Osimo. Altra gara, sempre per quanto riguarda i disabili, della FISDIR, qui c'è Luca Mancioli, è settimo con la magliettina rossa, appartiene all'Atletica Fabriano, ragazzino del 92, e Luca è già stato selezionato per gli impegni internazionali per quanto riguarda la sua categoria. Qui naturalmente sono categorie che vengono suddivise in base all'handicap, qui si tratta di handicap di carattere psichico, e il suo tempo quest'oggi 9,08, avete visto comunque una corsa elegante, devo dire, per questo ragazzino di Fabriano del 1992, seguito da Massimiliano Poeta. E qua ora andiamo alla finale 1,
dove c'è Irene Siracusa del Centro Sportivo Esercito, che presiede la Salvagno, Arcioni, Ramini, Piergallini, Ruggeri, e poi ancora abbiamo due atlete che non sono partite. E il tempo di Irene del Centro Sportivo Esercito è 7.65, eccola qua con gli occhiali. La Salvagno, Mario Rosa Salvagno del CU Sassari, 7.69, Giulia Arcioni della Forestale 7.72, bene Francesca Ramini di Fermo che rientra alle competizioni con 7.77, e poi la Pergallini, Atletica Brescia, Manconetana 7.82. Qua invece abbiamo Ludovica Clementini dell'Atletica L'Aquila, lei vinse una finale nazionale studentesca che si disputò all'Aquila due anni fa, 7.92 per lei, ma bene anche Martina Liventi, ottima anche nel lungo, della Collection con 7.92. Ora abbiamo invece la finale maschile, qui naturalmente dopo le batterie vedremo quattro sono state le finali inserite. In questa, che è la finale migliore, c'è Lorenzo Bilotti in corsia 4 da seguire, poi Ausonio Assenti in corsia 3, Imola Sacchimi, Avis e Collection Atletica San Benedettese, e sono loro che arrivano lì, ma poi vicinissimo c'è anche Vinci della Axi Campidoglio, poi Traversa dell'Amatoria Atletica Acquaviva in provincia di Bari, così come Montemurro, Predelli, e poi Oluma Vakingua, Arri dell'Atletica Recanati e Bonanni dell'Atletica Gran Sasso. 6.82 il tempo di Bilotti, Assenti 7.04 per la Collection. Questa è la finale 2, dove c'è Marco Vescovi dell'Avis Macerata che lotta con Angeli e Grammatico, ma c'è anche Mario Longo con la cuffietta rossa dell'Atletica Posillipo, che è il primatista del mondo degli M50. Beh, Mario Longo quest'oggi qui in Ancona ha fatto una gara che probabilmente non ti ha soddisfatto, ti ho visto dalle immagini. Non mi ha il tempo è ottimo, non mi ha soddisfatto perché cerco sempre il meglio da me stesso, il peggior nemico di me stesso sono io, non gareggio certo per battere gli altri, ma il mio tempo. Vorrei quest'anno avvicinare, se non migliorare, il mio record del mondo che è 7.10, sono abbastanza certo di riuscirci, ho preteso troppo oggi, comunque è andata bene. Senti, a 50 anni, 51, come si fa ad andare così forte? Ti alleni sicuramente con la massima intensità? Il segreto è allenarsi, il minimo indispensabile, farlo con passione, testa e cuore, ma il minimo indispensabile a questa età. Tu a Napoli so che adesso hanno riaperto Ponticelli, però mi dicevi insomma che la struttura non è che sia il massimo per potersi allenare. Diciamo che è il minimo, non il massimo, è proprio il minimo, fa più freddo dentro che fuori, la pista è deteriorata. Insomma, l'Atletica a Napoli è quasi scomparsa del tutto purtroppo, noi facciamo del nostro meglio. Al Collana, dove io alleno, una ragazza che ha vinto oggi in 55.8, 400 metri, la pista è completamente consumata, è rimasto proprio l'ultimo strato. Pensa che noi ci alleniamo lì, poi viene qua a correre in 55. Ti aspetteremo qui allora per questi campionati italiani e poi gli europei. Vengo sempre con molto piacere, ai campionati italiani spero di veramente di avvicinare il mio mondiale, ai campionati europei di farlo. Bene, buon ritorno a Napoli. Grazie, grazie. Ed ora saltiamo alla finale 4, vedete inquadrato Gianmarco Tamberi che è pronto, ha ottenuto 7.36 in batteria, quindi è tra, diciamo, i migliori di questa giornata, e lotta con Tartaglione, Mattei, Montanucci, Monacelli, Bellucci e Flamini, 7.28 il tempo di Tartaglione. Ora andiamo a sentire proprio Gianmarco. Mi sono divertito, sì, ho diciamo rotto un po' la tensione per la prima gara di settimana prossima, di salto in alto, quindi sono divertito, sì, dai, è andata bene. Questa esperienza della velocità, tu da ragazzino, se non sbaglio, nella tua offagna correvi perché andavi a suonare i campanelli di sera e poi dopo correvi via, ti sei abituato lì a correre. Ah sì, dai, insomma, adesso a parte queste cose ultimamente sto lavorando molto sulla velocità e volevamo anche vedere più o meno un test come sarei potuto andare. Diciamo che era un test molto fittizio perché in realtà mi sono allenato da mezzogiorno fino alle 2 e poi alle 3 c'era la gara, quindi è stato un po' così. Però era un po' un rompere il ghiaccio prima della vera gara di giovedì a Basca. Quindi questa gara a Basca dove tu ormai sei di casa, eh? Sì, sono andato già due volte, è una gara che amo fare. L'ultima volta l'ho lasciata con un 2.30, i capelli verdi e la bella barba come sempre. Quindi il pubblico si è divertito molto anche perché la prestazione era buona. Spero quest'anno di poter andare anche meglio, la condizione c'è. La tensione, il ghiaccio l'ho rotto oggi con il 60, quindi non abbiamo scuse. E poi ti vedremo qui, speriamo, agli assoluti.
sicuramente mi vedrete quest'anno gli assoluti, anche se sono un po' di anni che manco gli assoluti indoor, cause programmazioni per i campionati del mondo europei indoor, ma quest'anno contiamo di farli e farli al meglio, è il mio obiettivo stagionale indoor, sono quella gara lì, quindi spero di avere tanta gente che mi sosterrà, perché ci tengo veramente tanto. Beh, gli amici non mancano, sicuramente ci saranno in tanti. Saranno in tanti, speriamo in tantissimi, non vedo l'ora veramente, è la gara a cui tengo di più nei prossimi 2-3 mesi, poi ovviamente quest'anno la gara più importante sarà a Rio e quindi spazio a Rio. Bocca al lupo allora a questa stagione che deve essere sicuramente con le stelle. Grazie Crepi. Anzi con le stellette perché sei militare. Esatto. Dalla velocità passiamo all'asta, avete inquadrata Nikita Lanciotti del team Atletica Marche San Giorgese. Lei ha cominciato questa competizione quest'oggi con 2,90, poi 3,10, poi 3,20, poi 3,30, poi 3,40 al terzo tentativo e 3,50 al secondo, che è la migliore prestazione regionale nella categoria allieve. Eccola qua che va ad essere congratulata dal suo tecnico ed ora la ascolteremo, sentiamo un po' cosa ci dice. Beh, devo dire che quest'oggi Nikita va a casa soddisfattissima. Beh sì, con un po' d'amaro in bocca perché volevo fare di più, cioè mi aspettavo di più, però oggi si accontenta, cioè ci saranno i campionati italiani a breve e spereremo di fare la misura più alta lì. Il tuo tecnico che dice? Beh, oggi è stata brava, peccato che si è un po' rilassata quando poi abbiamo provato 3,60, però stiamo lavorando nella direzione giusta, siamo contenti, dobbiamo ringraziare comunque anche la società che ci permette di venire qua ad allenarci in Ancona una volta a settimana, dobbiamo ringraziare i nostri amici di Fermo che comunque ci hanno permesso di allenarci lì da loro, perché purtroppo da noi non abbiamo l'impianto sportivo per saltare a rincorse lunghe, quindi insomma dobbiamo ringraziare tante persone, ma non abbiamo fatto ancora nulla, cioè questa è una lunga strada, l'asta è una disciplina difficile, cioè contento per lei, per carità, è stata brava, però speriamo di non fermarci qua, ecco, speriamo che i campionati italiani siamo qui e magari dire che è salito ancora il record regionale, ecco. Senti Nikita, al di là dell'atletica, quali sono le tue altre passioni? Guarda, io faccio ellipsia parrucchieria e mi piace l'ambiente estetico, mi piace seguire le acconciature, le ultime mode, queste cose qui, quindi mi piace fare i capelli e spero che diventi una seconda passione, nel senso io spero di continuare con l'atletica fino a quando finirà, ma se non dovesse capitare mi aprirò un centro estetico, non lo so, seguirò questa strada. La bellezza è la tua passione. Sì. Complimenti. Grazie. Nikita finisce al settimo posto e la gara qui intanto continua con Federica Triunfo, che vediamo impegnata, ha gareggiato anche a Fermo la Triunfo e ottiene la misura di 3,70, il suo primato, nuovo primato personale, aveva un 3,60, gareggia per la Unione Sportiva Foggia Atletica Leggera, eccola qua la Federica, atleta del 96, quindi una promessa per quanto riguarda la categoria di appartenenza. Eccola qua festeggiatissima dai suoi compagni, dal suo tecnico, e in gara anche la Scarpellini, Elena Scarpellini, ha gareggiato anche lei a Fermo con 3,80 metri e quest'oggi lo stesso, questo è il terzo tentativo a 3,80 metri, poi passa la misura di 3,90 e a 4 metri 3 nulli, un po' come era successo in quel di Fermo. Qua intanto è Giorgia Benecchi che vediamo impegnata, 3,80 al primo tentativo, poi 4 metri al primo tentativo, sempre 4,15 al secondo tentativo e 4,30 al secondo tentativo anche per lei. Sonia Malavisi, che aveva vinto a Fermo con 4,30, entra a 3,80, poi 4 metri al terzo addirittura, 4,20 al secondo tentativo. E poi naturalmente passa la misura di 4,25, passa 4,30, passa 4,35 e prova i 4,40. Qua intanto vediamo la Giorgia Benecchi del CUS Parma. La Benecchi entra in gara a 3,80 al primo tentativo, poi 4 metri sempre al primo tentativo. E in gara, oltre alla Giorgia Benecchi, atleta dell'89, c'è la Sonia Malavisi, che è una promessa del 94, quindi quella qua al terzo tentativo dopo due nulli supera i 4 metri, quindi in testa finora
abbiamo Giorgia Benecchi che ha superato al primo tentativo i 4 metri, mentre la Malavisi si è dovuta un po' arrangiare, ma lei aveva vinto il trofeo Donzelli a Fermo la settimana scorsa superando i 4.30, ora vedete Magnesio sulle mani e va a provare i 4.15 metri Giorgia Benecchi. Eccola in rincorsa, molto decisa, infilata precisa, molto compatta, vedete sale su, una scheggia proprio in salita, tecnica molto corretta e quindi superata questa misura di 4.15 metri. La Malavisi supera 4.20 al secondo tentativo, mentre la Benecchi a 4.30 supera al secondo anche lei, poi si passa a 4.40 e questo è un tentativo proprio di Sonia Malavisi a 4.40 e nulla da fare, quindi vittoria di Giorgia Benecchi con 4.30, poiché anche lei ha fatto 3 nulli alla misura di 4.40. Ed ora siamo sempre nella giornata del sabato ai metri 400, qui abbiamo in corsia 2 la Bagossi della Bracco Atletica, società milanese, in corsia 3 Sabrina Maggioni dell'Atletica Bergamo 1959 Kreber, nella corsia 4 Francesca Ramini, nella corsia 5 Federica Matera e nella sesta Daniela Reina che rientra nelle competizioni, perlomeno qui nelle Marche, era da tempo che non la vediamo più, atleta dell'81, quindi SF35, quindi potrebbe anche fare i campionati europei master, gareggiava per l'aeronautica militare, ora naturalmente gareggia per la Lazio Atletica Leggera, eccola qua che esce in testa ai 100-150 metri, ai 200 vede il vantaggio netto sulla Federica Matera della studentesca Cassa Risparmio di Rieti, ma la Matera è della Campania, è allenata da lungo proprio, quindi risiede a Napoli, quindi lotta tra Matera e Reina, dietro bene anche Francesca Ramini che sta guadagnando qualche metro, in terza posizione Francesca, la fermana, eccoli qua che ora vedete la Federica Matera viene fuori molto bene, 55.84 su Reina, 56.30, 56.74 per la Ramini, poi Bagossi 59.01, 59.33 per Sabrina Maggiori, quindi un ottimo risultato per quanto riguarda la Reina che rientra a 35 anni con ottime prestazioni. Ed ora qua andiamo al salto in salto triplo, abbiamo visto Daniele Cavazzani, studentesca Cassa Risparmio Rieti, 15.89 e qua invece nel salto in alto c'è Nicolas De Luca, 2.12 per lui, atleta del 93, Servizi Futura Roma, la sua società, quindi una buona prestazione per questo ragazzo del 93, quindi 23 anni per lui. Ed ora andiamo a vedere le gare della domenica mattina, vedete il parcheggio pieno, addirittura 5 pullman parcheggiati, provenienti le società naturalmente dell'Emilia Romagna, dalla Toscana, dall'Umbria, dall'Abruzzo, soprattutto abbiamo anche molti atleti dalla Puglia, ma poi per quanto riguarda diciamo l'Emilia Romagna sono venuti veramente in forza e quindi una complessivamente circa 800 ragazzini, qui si tratta di giovani della categoria cadetti, quindi 14-15 anni e ragazzi 13-12 anni. Qua nel salto in lungo è Samuele Bececci della Libertas Arts di Perugia, 4.63, una buona misura per questo giovane, ma insomma poi tante le gare da seguire. Ora andremo a vedere gli ostacoli, eccoli qua gli ostacoli, qui siamo nella categoria ragazzi, quindi nati nel 2003-2004 e c'è Filippo Fais, vedete la magliettina nera dell'Endas Cesena, che precede tutti, 10.29, precede Gasperoni di San Marino, questo ragazzino qui con la cresta, con 10.95, poi c'è Castiglia Gaetano Ale, della San Giorgese Renato Rocchetti, 11.28, Dirella e Giaccaia, della Castelfidardo Criminesi. Sempre gara di ostacoli, qui siamo però a livello cadette e a livello femminile, e qui abbiamo la Emma Silvestri, avete visto inquadrata la magliettina della Collegio Atletica San Benedettese in corsia 3, eccola là che parte velocissima, lotta con Margherita Guerra del CUS Bologna, quindi Guerra e la Silvestri, e la Silvestri precede tutti con 9.21, vicinissima la Guerra, 9.25, poi 9.66 per la Parente, poi la Biella, la Greca e Arpinotti,
è la sesta atleta dell'Axi Italia Atletica, con le quattro società del Lazio, venute in forze, erano ben qui quattro le ragazzine dell'Axi Italia Atletica. Ancora ostacoli, e questa volta siamo nella categoria dei cadetti, e qui c'è sempre con la magliettina arancione, vedete Caccini, lotta con Benati, quindi Roma, Quacetosa e Collection, vittoria di Caccini, 8,88, 8,89, un solo centesimo li divide, poi c'è Croce, Scoppola, Casadei, Romagnoli e Alberico, quindi dell'ASA, sempre Roma, Quacetosa, Lendas, Atletica Osimo e Fabriano, queste le società di appartenenza. Ed ora andiamo sempre per quanto riguarda le cadette, un'altra gara molto interessante, quella dei metri 200, quindi un giro di pista. Qui abbiamo in corsia 1 la Capacci della Etrusca Atletica, in corsia 2 c'è la Stimilli, in corsia 3 c'è la Truzzi, in corsia 4 Emma Silvestri e nella 5 la Dimitri e in sesta la Gherardi. Quindi vedete qui la lotta è tra Silvestri e Truzzi, corsia 3, corsia 4, bene la Silvestri, Emma Silvestri ora già è in testa, seguita dalla Truzzi, poi la Dimitri e la Gherardi sull'interno, eccola qua la Silvestri che insiste ancora nel tratto finale, ha sufficiente energia e chiude in 25,97, un tempone devo dire, quindi non 98, è stato corretto poi il 97, ed eccola qua la nostra Emma che corre da Vinicio Ruggeri, ex atleta, dirigente della società, poi c'è Patrizia Bruni e Anna Mancini, le tecniche che seguono questa ragazzina, vede molto longilinea, quindi farà sicuramente bene, io lo aspetto in particolare nel mezzo fondo dove potrà fare grandissime cose. Qua intanto la Collection, siamo nel periodo quasi di carnevale, vede con i dolcetti lì, visto che le gare durano a lungo, c'è modo anche di rifocillarci. Ed ora ai 200 metri cadetti, anche questa è una gara molto interessante, abbiamo in corsia 1 Lattanzio, in corsia 2 Bargiacchi, in corsia 3 Mecozzi, in corsia 4 Borraccino, in corsia 5 Ricci, in corsia 6 Campisano, delle Fiamme Gialle Simoni, lo vediamo proprio all'esterno, nella sesta Campisano, Andrea Campisano, ragazzino del 2001, sono tutti del 2001 questa categoria, poi c'è anche Mattia Mecozzi, Sport Atletica Fermo, che lotta molto bene, poi c'è Ricci al centro, e vittoria di Andrea Campisano, 23,07, a un solo centesimo dal record della migliore prestazione nazionale per questa categoria, eccolo qua, soddisfattissimo, atleta romano delle Fiamme Gialle, Ricci comunque buono anche lui dell'Atletica Velletri, 23,18, 23,29 anche per Micozzi, poi Borraccino, quelli qua i risultati sul monitor che andiamo ad inquadrare, quindi gran bella gara anche questa. Ed ora andiamo a seguire invece la gara del salto in alto, qua il giudice di gara Giuseppe Pastocchi che sta lì a dare una mano. E la vittoria va a Marco Neri dell'Atletica Endas Cesena, questo è Lorenzo Benati dell'Atletica Roma Quacetosa, qua i rappresentanti dell'Endas Cesena, tecnico e dirigente, lo storico seduto lì, e questo è appunto Neri dell'Endas Cesena, atleta del 2002, ottiene 1,72, sbaglia tre errori a 1,75, mentre Benati si ferma a 1,68. Gran bella gara anche quella dell'alto femminile con Benedetta Trillini, qua che vediamo inquadrata, ora è seguita anche da a Porto San Giorgio da Del Moro. Eccola qua la Trillini, atleta del 2001, ottiene 1,63 con grande soddisfazione da parte di tutti, oltre che dai tecnici anche dalla mamma che era lì in tribuna a osservare le gesta di questa bella e brava ragazzina. Ed ora andiamo nella giornata del pomeriggio per quanto riguarda il salto triplo, vede qua Francesca Lanciano, atletica Loco Rotondo, quasi diletta con 12,74, ma questa atleta che potrebbe sicuramente superare molto bene i 13, anche i 13,50, quest'oggi si ferma a 12,74. Ora andiamo qua invece alla gara di ostacoli, la gara di ostacoli, questa è la finale, anzi la batteria, dove è presente John Mark Nalocca, lo vedete all'esterno sulla sinistra in corsia 6, con lui c'è Pacitto della Collection, poi c'è Brugia e Ferri, Atletica Capanne, Pistoia
Eccolo qua, John che chiude in 8.10, non scende sotto gli 8, ma insomma già una gran bella gara, 8.10, 8.33 mi pare che sia personale per Pacitto della Collection, che è un atleta del 96, mentre la Locca è un 88, poi c'è Brugia dell'Atletica Capanne, un 95, 9.15, 9.24 per Ferri. Questa era la batteria, poi ci sarà anche la finale, alla quale però Nalocca non prenderà parte e sarà vinta da Pacitto. Questa invece nella gara, la finale della femminile, con Veronica Borzi che la spunta su tutte con 8.28, quindi gran bella prestazione, anche se la Borzi è attesa a ben altri risultati. Poi Daniela Spadoni, Sport Atletica Fermo, 8.85, Sara Porfiri, Avis Macerata, 9.05, la Reggi, Atletica Lugo, 9.21, la Rustignoli, 9.34, poi c'è la Brai e la Tarroni. Qui andiamo invece per quanto riguarda la gara junior, e anzi gli allievi, vittoria di Enrico Pani, Atletica Cattolica 75, 8.63, 8.77 per Mattei, poi Cicchetti della Lazio Atletica Leggera 8.84, poi Falotico Marco Cusbari 8.89, poi Siano di Belletri, Di Muro e Sansovini. Questa invece è la gara junior di cui vi dicevo prima, e qui la vittoria di Nicolò Bellini dell'Atletica Capanne, 8.64, le precede Sabatini, Bordigai, Polidori, Sileoni, Zuccarini e Malandra. Eccoli qua gli atleti che hanno concluso questa gara sugli ostacoli. Per quanto riguarda qui la categoria junior, gli ostacoli sono alti un metro. Ed ora andiamo ai metri 800, dove avete visto inquadrata lì in corsia 3 c'è la Betsy Torriente della Roma Acquacetosa che va subito a tirare, poi c'è Consuelo Ciotoli della sempre Roma Acquacetosa, poi con loro Gaia Sabatini, Atletica Gran Sasso di Teramo, Alessia Manfredelli, Giuditta Bottacci, la Coppola, la Sciossi, la Cipolletta e la Veneto. Quella qua è il passaggio ai metri 200 per quanto riguarda la Torriente. Vediamo un po' sempre lei al comando, quella qua, la Torriente. Qui dobbiamo dire che per quanto riguarda questa categoria delle promesse, il record è della Savi, 2.08.85, fatto nell'88. Per quanto riguarda le junior invece sempre la Savi, e per quanto riguarda le allieve della Vandi che ha ottenuto 2.10.32. Qui il tempo della Torriente intanto è stato 2.09.77 per la categoria senior, però attenzione, non promesse. E poi la Ciotoli, Roma Acquacetosa, in 2.15.33, eccola qua la Ciotoli. Poi Gaia Sabatini, Atletica Gran Sasso, 2.17.77, la Manfredelli, 2.18.14, poi la Bottacci e via tutte le altre. Qui siamo sempre ai metri 800 per quanto riguarda la categoria assoluta, e qui già vediamo che il ritmo è abbastanza buono, si sta girando diciamo attorno a 1.54, qua intanto con al comando diciamo il 279 c'è un atleta della Terno di Pescara che sta facendo la lepre, 27.2 il passaggio ai metri 200. In seconda posizione c'è Timur Nizamov dell'Atletica Capanne Proloco, poi dietro ancora in terza c'è Zaccaria Roumi del Mezzofondo Club Ascoli, poi dietro ancora vediamo Foglia, Pacenza, Chiaverini, Lucarini e Visconti. Ecco ancora il passaggio ai 400 con 55.8 il passaggio. Ancora un ritmo sostenuto con Timur Nizamov dell'Atletica Capanne. Eccoli qua, ora il passaggio ai 500 dalla parte opposta. Sempre Chiaverini, generosissimo a fare il ritmo della Terno di Pescara, seguito da Nizamov, Timur, poi Rumi in terza posizione. Eccolo qua, sempre Chiaverini. Passaggio 600, 1.25.1, quindi ultimo giro, suona la campana, vedete Chiaverini sempre in buona spinta, ma ora avanza Timur Nizamov
che va nettamente a condurre, a prendere l'iniziativa, gli ultimi ora 100 metri finali, eccolo qua, ora 50 metri al termine, cede Chiaverini, avanza Rumi, Zaccaria e tempo finale per Timur della Proloco Capanne 1:53.71, 1:55.47 per Zaccaria, poi Luca Riboni terzo 1:55.76, poi Foglia della Trieste Atletica 1:55.83, poi c'è Pacenza, Laxi Campidoglio 1:56.24, Chiaverini è finito sesto, ha ceduto nel finale 1:56.36, poi Lucarini e Visconti. Ed ora andiamo a seguire qua il salto in lungo, qui ci si attendeva delle belle misure, ma questo abbiamo visto il salto di Kevin Oyaku delle Fiamme Gialle, 7:47 per lui, Tremigliozzi si aggiudica la competizione con la misura di 7,75 metri, una serie di salti discreti, 7,47, poi 7,75 al secondo, 7,56, 7,68, poi quinto e sesto due nulli. Questo è il primo salto. Questo invece è Pazzotto Giovanni, Atletica Virtus Lucca Cassa di Risparmio, finisce quarto con 7,38. Questo ragazzo che ha belle potenzialità, abbiamo visto dei nulli sopra i 7,60, ecco qua la misura, questo è 7,38 il salto misurato. Poi ancora Oyaku, Kevin, dopo il primo salto, dopo il secondo salto 7,47, ha ottenuto una serie di salti nulli, quindi salti validi solo il primo e il secondo, 7,46, 7,43, 7,47. Abbiamo Stefano Tremigliozzi, aeronautica militare, eccolo qua, sembrerebbe vicino ai 7 metri, questo però dovrebbe essere il salto di 7,75, cioè il migliore della giornata. Poi ancora qua c'è Antonino Trio del CUS Palermo e per lui finisce al secondo posto con un 7,60 al quarto salto, ottiene 7,60, questo è il 7,41 che è il quinto salto. Nell'asta Flemac, vediamo, a 4,60, Matteo Flemac 4,60 al secondo tentativo, poi tenterà i 4,80 ma tre nulli. Natalino Angelini che lo sta seguendo e poi questo Andrea Sinisi dell'Atletica Vomano Gran Sasso, 4,80 al terzo tentativo, 4,90 al primo e poi tre nulli a 5 metri, questo è uno dei tre nulli appunto alla misura di 5 metri. Nel salto in alto vediamo inquadrata Alessandra Tavoni. Oggi in giornata devo dire di grazia perché 1,55 al primo, 58 al secondo tentativo, poi 1,61 al terzo tentativo, poi 1,63, questo dovrebbe essere, abbiamo posto la quota di 1,63, non abbiamo i tabelloni che ci danno la giusta assistenza, quindi un po' difficile capire dall'asticella. Eccolo qua, questo è 1,67, che invece è quindi il suo primato personale al terzo tentativo, quindi vede qua tutta la famiglia Tamberi che si va a congratulare con la ragazza che è seguita proprio da papà Tamberi. E poi qua abbiamo anche Furlani, questa è Laura Mannucci, il tecnico Furlani, che c'è la figlia in gara, questa è la Maura Mannucci, la studentesca Cassa Risparmio di Rieti. Per lei c'è la quota di 1,69, poi passa 1,74, tre nulli, nulla da fare, quindi finisce la gara a 1,69, quindi 1,67, vi ripeto, la Alessandra Tavoni che è un'allieva del 99, quindi ottimo risultato. E qua Erika Furlani, la vediamo in gara, 1,72 al primo, 1,76 al secondo tentativo, poi si passa a 1,82. E anche per lei ci sono tre nulli questa giornata, dove sicuramente non si è riuscito a vedere misure sopra l'1,80, ma questa ragazza li può fare tranquillamente. Ed ora andiamo ai metri 200, qui siamo, vi ricordo, nel pomeriggio di domenica 31, qua intanto avete visto Lavandi in corsia 4, nella 3 c'è Elisa Maggi dell'Atletica Fabriano, nella 4 Elisabetta Vandi, nella 5 Irene Siracusa, in sesta Martina Piergallini che gareggia per l'Atletica Brescia,
Lei è anconetana, promessa del 94, mentre la Maggi è un'allieva, così come la Vandi, sempre allieva, Maggi è un 99 e Elisabetta Vandi è un 2000, ecco l'uscita di curva con Siracusa, lotta molto bene Elisabetta, vedete la Pier Gallini all'esterno e la vittoria della Irene Siracusa 24-88, poi 25-06 per Lavandi, Pier Gallini 25-16 e Elisa Maggi 26-52. Due giorni intensi quindi di gare, ma l'attività non finisce qui, ora ci sono gli impegni più importanti e ne parliamo col presidente Scorzoso. Sono stati oltre i 1800 gli atleti che hanno calpestato questa pista, in modo particolare questa mattina erano oltre 800 i ragazzi che sono venuti dalle regioni limitrofe, qui fuori vedevamo 5 pullman e quindi questo è una cosa che ci fa veramente piacere e ci dà soddisfazione e ci gratifica anche per il lavoro che comunque impegna noi come organizzazione, i giudici in gara e tutti coloro che sono praticamente gli autori di questa attività. Ebbene, la prossima settimana iniziamo con quella che è appunto la parte forte di questa stagione, campionati junior promesse da sabato a domenica, avremo oltre 1200-1300 atleti di gara, la settimana dopo il campionato italiano allievi, poi seguiranno un'altra giornata dedicata ai giovani e anche agli assoluti. E il 26, 27, 28 marzo, febbraio, pardon, abbiamo il campionato italiano Master che ogni anno porta ad Ancona intorno alle 2000 e ai 2000 atleti. Subito dopo ci saranno i campionati italiani assoluti dove probabilmente avremo una gara importante, avremo in pedana il nostro atleta, il nostro punto di riferimento nazionale Tamberi. Dopodiché proseguiamo ancora con la settimana successiva con il campionato mondiale INA, si chiama, cioè sono un campionato mondiale per disabili mentali, la settimana successiva ancora il campionato italiano disabili, FISPES e l'ATRA, ovvero sia mentali che diciamo i fisici, e per concludere avremo la settimana per così dire di pausa, per poi concludere la settimana successiva con quello che è il clou, quindi il campionato europeo Indoor Master. Direi, ecco, l'altra cosa importante che l'abbiamo presentata nella conferenza stampa che abbiamo fatto qualche settimana fa è la collaborazione che abbiamo instaurato con le scuole di Ancona, in modo particolare con l'Istituto Benincasa, con la parte sia linguistica che anche la parte praticamente appunto che si studia quella che è il turismo, la promozione turistica, sia con il liceo sportivo di Falconara che viene 3 volte a settimana qui al Palaindoro a fare atletica leggera appunto nel periodo dedicato a questa nostra disciplina. I ragazzi stanno facendo presso di noi anche quella che da quest'anno nella scuola è un periodo diciamo così di pratica, di attività anche lavorativa, e hanno dato degli ottimi risultati e ci hanno aiutato in quello che è la traduzione dei testi che vanno sia sul sito anche sulle brochure che praticamente saranno poi la guida di quelle sue campionati europei. Inoltre abbiamo anche un'altra importantissima iniziativa che la stiamo lanciando ovunque, diciamo in tutti gli ambienti, che nel 2012 è stata molto interessante, quella dei volontari. Noi, come in tutte le grandi eventi internazionali, si cercano volontari, ovvero sia persone che desiderano dedicare un po' del loro tempo ad aiutarci nell'organizzazione, e non ultima l'esperienza di venire a contatto con signori, persone delle altre nazioni, quindi di altre esperienze e in modo particolare di altre lingue. Quindi vi aspettiamo tutti, chi si volesse segnalare, c'è anche la nostra pagina Facebook di CR Marche, oppure al sito praticamente all'indirizzo di posta elettronica cr.marche@fida.it. I got a feeling
Goba, da anni presente nel mondo dello sport e negli eventi podistici marchigiani più importanti. Goba è solo a Monte Cassiano. Con i migliori marchi per il basket, calcio, calcetto, fitness. Specialista. Sauconi, Ulsport.